Ciao a tutti, stasera io devo uscire e volevo prepararmi con voi, farvi vedere come mi trucco, userò i miei prodotti preferiti e vi farò vedere anche un paio di cose nuove che ho comprato. E poi volevo fare anche i capelli e farvi vedere come mi vestirò. E direi di cominciare subito. No, ho preso il primer. Volevo usare questo qui di Milka, ma ci metterò una vita a farlo scendere. Così. Io stasera esco, vado a fare un aperitivo così con il mio ragazzo, una cosa molto tranquilla, però mi piace truccarmi un po' più pesante del solito, no? Quindi proveremo a fare un bello smoky matte, direi. Allora, come fondotinta ho comprato questo di MAC. L'ho comprato perché ho finito, vi giuro, praticamente ho finito quello lì di Bourjois che è idratante e con una coprenza un po' più leggera. Questo ha una coprenza molto leggera, però a differenza di quello lì di Bourjois è a più lunga tenuta. Quindi l'ho preso anche per poter andare in giro tranquillamente con un fondotinta un po' meno coprente, ma che so che non si trasferisce tanto. Purtroppo ho sbagliato la colorazione perché sono scema. Cioè lo sapevo che dovevo prendere quella prima, ma nella fretta ho sbagliato. Vabbè. Questa è la C2 ed è un pochino giallina, non troppo, cioè comunque va bene, però se lo metto da solo ancora un po' si nota, però cosa stavo facendo? Va bene, però d'estate andrà benissimo e questo è un prodotto perfetto per l'estate, quindi in realtà va bene così. E lo volevo mischiare con questo di Infinity. Lo sapete, ormai lo sapete che mi piace fare i miscugli. No! Mi sono dimenticata. Dopo il primer volevo mettere quest'altro prodotto nuovo che ho comprato, perché ho dato via, ho dovuto buttare quello lì di Essence che era vecchissimo ed è un illuminante liquido. E questo è di un brand che è a base diciamo, di ingredienti naturali. E dice che va bene anche sotto al fondotinta, quindi io sperando che non mi cada il fondotinta girando la mano, lo faccio, metto un po' di qua. È nella colorazione Brave, lo metto un pochino sul dito e lo uso sotto il fondotinta, che dovrebbe aiutare a dare un po' di luminosità, anche perché quel fondotinta lì di Infinity è molto matte, no? Quindi questo dovrebbe aiutare, lo metto qui. Sembra un po' scura la colorazione, ma poi si distribuisce bene, si schiarisce, cioè non ha tanto base colore. Non ha neanche una perla così prepotente, molto sottile. Questo va bene sia sopra il fondotinta che sotto. Ora lo usiamo, vedo se lo userò anche sopra. Però intanto lo mettiamo anche qua. Mi piace sopra il sopracciglio illuminare un po' qua, sul naso. Qui. Cercando di non far cadere tutto, mischiamo il fondotinta che ho sulla mano e li mettiamo partendo qui dove ho un po' più di brufoli, un po' più del solito, non so perché. Forse potrei aggiungere ancora un po' di quello di MAC, perché vedo il colore ancora un po', vediamo sfumando com'è. Lo vedo ancora un po' grigio, perché questo colore di Infinity è un po' troppo grigio e quindi in realtà penso sia perfetto con quello di MAC, non li ho ancora provati insieme, anche perché l'ho appena comprato quello di MAC, praticamente l'ho usato un paio di volte da sola. Vedevo che quello di MAC è perfetto da stendere con le mani e in effetti ci ho provato e si riesce ad aumentarne la coprenza così. Però mischiato non posso stenderlo con le mani, anche perché quell'altro non penso venga troppo bene. Ma il colore andava bene in realtà. Mi guarda lì perché ho messo uno specchio. Niente male davvero. Mi piace un sacco, tantissimo, stanno troppo bene insieme questi due prodotti. Ne prendo ancora un pochino. Oppure potevo andarci col correttore, vabbè, ormai l'ho fatto. E sì, oggi siccome esco volevo usare proprio i miei prodotti preferiti, perché così esco e sono sicura che esce bene il make-up, diciamo. Ok, direi che semmai poi i brufoli li copriamo ulteriormente con il correttore. Allora, come correttore ho portato questo di Clio, che mi piace molto, ve l'ho già detto. Ah,
uscendo un peluchio. Ed è un colore un po' più scuro forse del fondotinta, ma ho portato anche quello, il correttore di Fenty, che è proprio un colore chiaro fatto apposta per illuminare, e ce lo mettiamo sopra. Avrei dovuto fare prima gli occhi, ma me lo sono dimenticato, perché sono una tonta. Guardate com'è bello questo correttore. Lo mettiamo un po' anche qui, ma sì, dai. Facciamo una cosa bella coperta oggi, che di solito faccio sempre tutto più naturale e non copro tanto i brufoli. Andiamo un po' oggi. Il problema è che poi appena metto la mascherina si stamperà tutta questa cosa. Se metto troppo prodotto sulla guancia comunque, però non dovrei portarla tanto, quindi va bene. Poi tanto non riesco mai a coprirli veramente. A me rimane sempre un po' di alone grigiastro, quindi a quel punto preferisco che si vedano un po' più rossicci, che, e quindi si nota meno che hai messo tanto strato di make-up. Non lo so quale sia la strategia migliore. Si vede ancora un sacco. Vabbè. Mettiamo il correttore di Fenty qui nella parte interna. Facciamo anche un po' di lifting oggi. Proviamo a fare così. Ok, vediamo un po' cosa esce. Facciamo questa cosa nuova. Provo a sfumare tanto perché non voglio che si veda una riga che parte da qua. Ma tanto non è molto coprente questo correttore, quindi dovrebbe essere perfetto per questo lavoro. Ok, direi che va bene così. Poi volevo mettere la terra di Inglot, colore 91 mi sembra, 91. Prendo un pennello così abbastanza fluffy, l'ho preso abbastanza fluffy perché così non mi muove troppo il fondotinta, spero, o almeno l'intenzione è quella. L'idea c'è, vediamo un po' come verrà applicata. Oggi volevo fare un look abbastanza caldo, cioè sui toni del marrone, quindi la terra diciamo ci sta bene. Questo è proprio un bel colore, cioè sembro proprio abbronzata così, mi piace molto. E come blush pensavo di mischiare il blush liquido con l'illuminante liquido, come ho visto sulla pagina di Rare Beauty. Vediamo. Il problema è che cioè, questo blush è molto pigmentato, io non ne posso mettere 3/4, però per mischiarlo, cioè, siccome io di solito ne metto solo una puntina, lo mischiassi con l'illuminante con solo una puntina non riuscirei a girarlo. Quindi si spreca un po' di prodotto così, perché ne devo per forza mettere un po' di più per poterli mischiare insieme. Vabbè, proviamo. Non mi sembra si stiano mischiando bene. Sono un po' separati. Aiuto. Non si mischiano. E rimangono proprio separati. No, io non lo faccio. Non me lo metto addosso. Vado a pulirmi. Niente, ho dovuto pulire la mano perché non mi piaceva come stava venendo. Quindi direi che prendiamo blush di Inglot, che non ho usato molto, quindi lo proviamo. Il mio pennello per i blush. Questo dovrebbe essere un colore abbastanza caldo, quindi ci dovrebbe stare. Non so dove metterlo, lo mettiamo bello in alto. Proviamo a fare un po' di effetto lifting oggi. Cioè, non che io ne abbia bisogno, però diciamo che c'ho il viso un po' paffutello, ecco. Ok, dai, per ora va bene così. Allora, abbiamo finito con le creme, quindi settiamo. E prendo un'altra cosa nuova che non vi ho mai fatto vedere, cioè che l'ho comprata da un po', ma ancora non l'ho usata tanto, che è questa cipria compatta di Infinity 01,
che in realtà può essere usata come fondo, infatti è un po' coprente, quindi volevo usarla per settare il contorno occhi, perché ho visto un video di Giulia Cova che diceva di usare un fondotinta compatto per settare il contorno occhi e volevo provare. Cioè, allora, avevo cominciato a usare un pennellino ultimamente per il contorno occhi, perché lo fa sempre una ragazza canadese che seguo, Julia Adams, che si tocca benissimo. Cioè, per me lei è Dio sceso in terra. Però ha anche una tipologia di contorno occhi diversa, molto piatta. Non ha molto un incavo come me. E a me ogni tanto vedo che mi solleva un po' il... Infatti, secondo me qui ha perso un po' di coprenza. Non so se si vede. Non so se mi convince questa tecnica. Però direi di andare sul resto del viso con la solita cipria. La metto poca poca. E pensavo di mettere lo spray fissante e poi andare con l'illuminante, così si vede di più. Ho questo qui di Infinity, che avevo preso perché era formato viaggio e dovevo andare spesso a Parigi. Mi sono uccisa. Questo penso sia a base di alcol perché un po' mi brucia l'occhio. Sì, acqua, alcol, aloe. Per fortuna è piccolo, però è l'unico che ho. Vabbè, comunque dovrebbe, penso, tenere il make-up se è a base di alcol. Non fa proprio bene alla pelle, penso. Sono morta. Non l'ho usato tanto, come si può capire. Occhi. Passiamo agli occhi, vediamo un po' se vi zoomo, se si vede. Allora, penso si veda. Ho portato la Soul Blooming di Nabla, che forse non è più disponibile. Non lo so, però io la uso molto durante la primavera. Più che altro volevo usare il marrone e i colori di transizione, però volevo intanto fare la base con il matitone di Nabla, il colore quello marrone, e provo a disegnare intanto la base. Volevo fare uno smoky matte, abbastanza allungato. Questa è l'idea. Cosa uscirà fuori? Non lo so. Quindi uso il matitone per tirare una riga a caso che è venuta dove non volevo che andasse. No, davvero, faccio la base con il matitone. Vorrei farlo bello scuro, quindi lo alziamo abbastanza. Così, abbastanza allungato. Ora prendo un pennello di questo tipo per sfumare il bordo verso l'alto, cercando di non toccare la parte inferiore. Cioè all'attaccatura delle ciglia, perché vorrei che rimanesse bella scura e che non venissero delle macchie. Quindi cerco di sfumare sui bordi. Ecco, già se mi vedo da lontano mi piace. Ora facciamo un occhio alla volta. Matita più chiara, questo penso sia il numero 1, sì, quello rosa. E lo mettiamo al bordo, sopra diciamo la parte marrone. E lo portiamo bello in alto. Verrà più o meno a due colori, diciamo, questa parte matte. Sfumo prima i bordi in alto e poi lo tampono un po' sopra la parte qui di incontro tra i due colori. Così si è un po' sbiadita la parte marrone. Però ora la ricarichiamo con le polveri e non abbiamo però linee nette. Cioè a me già così questa forma piace, ci abbiamo messo 2 minuti. Ora ci andiamo sopra con Caravaggio, il marrone, e ripetiamo, diciamo, lo stesso processo che abbiamo fatto con le creme, ma con le polveri. Quindi prendo un pennellino così per mettere il marrone e ce lo tampono delicatamente. Già così è abbastanza diffuso. Vado a prendere Middle Karma, che è questo colore qua marroncino, e lo passiamo sopra al matitone rosa. Prendo un altro pennello. Prendo questo qui che è un pochino più morbido di Nabla. Ok, con di nuovo quello piccolino tampono un po' meglio il marrone di nuovo, perché volevo far venire un po' più precisa la parte esterna. E voilà, questa è la parte sopra dell'occhio e vorrei mettere anche camomille,
questo colore qua chiaro, la parte interna per illuminare. Così facciamo proprio un trucco matto. E prendo questo colore, sì, e prendo questo pennello qua. Così allunghiamo bene qui sopra e apre un sacco. Ok, ora faccio lo stesso procedimento dall'altro occhio e ci vediamo dopo. Allora, ho fatto anche l'altro occhio, poi ho messo un pochino di marrone anche qui nella rima inferiore, però nella parte più esterna. E ho messo anche la matita marrone nella parte interna dell'occhio, come si dice? Qui all'attaccatura delle ciglia all'interno dell'occhio, solo nella parte superiore però. Ora faccio anche le sopracciglia e il mascara, non ve lo faccio neanche vedere, e poi mettiamo. Ah, ma poi io l'illuminante non l'ho messo. Ho detto sì, metto lo spray così poi metto l'illuminante, ma che. Sono un po' stanca. Vabbè, metto anche no. Allora, faccio così, mascara, sopracciglia, illuminante, poi mettiamo insieme il rossetto. Allora, ho fatto le sopracciglia con il brow gel di NYX Cosmetics e il pennarello di NYX, brunette, e quell'altro è universale. Mascara di Avril marrone. E ora voglio andare a fare insieme le labbra, perché ho trovato una nuova combo che mi piace molto. Ovvero il rossetto liquido di Banana Beauty in Nana Naked. E questo non è proprio rossetto liquido, lo chiama lip blush perché è un po' una mousse, diciamo, una mousse con aspetto un po' polveroso di Sephora nel colore 07. Quello che faccio è metto il rossetto di Banana Beauty, che è un bellissimo colore nude, e già così sarebbe bellissimo. E al centro delle labbra metto questo che è un colore proprio di labbra arrossate e quindi è molto naturale come effetto. E voilà! Quindi questo è il make-up finito. Io ora mi cambio, direi sì, prima mi cambio e poi dopo facciamo insieme anche i capelli. Quindi a dopo. Avete visto come ho ricciuto i capelli? Ora li lascio un attimino raffreddare, ci metto un po' di lacca, questo è di L'Oreal, non sono molto attenta a quello che faccio ai capelli in realtà, però mi piace arricciarli. Poi testa in giù e li apro facendo così. Separo le ciocche così a mano senza passarci le dita in mezzo. Ok, quindi questi sono i capelli, un po' pazzi, mi piacciono così. E questo è l'outfit. Ho messo semplicemente un maglioncino e dei jeans. Non devo fare nulla di che, quindi. Quindi anche per oggi è tutto. Spero vi sia piaciuto questo video in cui siamo preparati insieme. Io forse non uscirò, perché forse c'è un positivo in famiglia e quindi alla fine mi sono preparata per nulla. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!